Eccoci, ci siamo. Benvenuti al secondo appuntamento del Filo di Arianna. Parliamo di musica. Ospite questa sera un particolare personaggio, diciamo così, una persona molto interessante perché è corretto definirla medico-compositore. Ringrazio Marco Podda per aver Grazie. accolto il nostro invito. E lascio la parola al carissimo collega Alessandro Pier Federici per una sua presentazione. Grazie Marco. Io ho il piacere di essere chiamato a presentare il protagonista del seminario di oggi, appunto l'ospite. Si tratta di Marco Podda, medico musicista, che terrà un seminario sulla scrittura musicale per il teatro. Che è Marco Podda. Nello specifico siamo di fronte ad un otorinolaringoiatra, foniatra, molto noto negli ambienti teatrali anche, che oltre a esercitare la sua professione di medico, è docente presso l'Università di Trieste, tra gli altri incarichi insegna laboratorio di foniatria e logopedia della voce artistica e tiene master di comunicazione vocale, della sonorizzazione, tra cui corsi di tecnica vocale e corale. E inoltre è consulente foniatico di vari teatri. E qui siamo già di fronte ad una prima composizione, perdonatemi il bisticcio, di questo dualismo che lo vede impegnato sia nella sua veste di uomo di scienza, che vanta anche importanti pubblicazioni, che in quella di musicista. Sotto questo aspetto, il maestro Podda presenta una molteplicità di aspetti e di interessi, già a partire dalla sua formazione musicale. È diplomato in canto come controtenore presso il Conservatorio di Tartini della sua città a Trieste e in chitarra classica. Ha studiato composizione, direzione di coro, direzione d'orchestra, anche con maestri illustri, fra cui Donato Renzetti. Marco Podda è un musicista molto attivo non solo sotto l'aspetto creativo, ma anche sotto l'aspetto esecutivo e organizzativo. È fondatore di cori, tra i quali la Cappella Tergestina, cori che ha diretto in oltre 300 concerti in vari paesi europei. Quale compositore, la sua vasta produzione vanta oltre 200 opere, di cui più di 50 edite a stampa. Si tratta di musica strumentale, musica per voce sola e con strumenti, per coro a cappella, con orchestra, musica sacra, ma soprattutto una parte importante della sua produzione è quella destinata alla scena. Oltre ad essere l'autore di musiche di scena di oltre 75 spettacoli teatrali, si è dedicato anche all'opera lirica. La sua ultima opera, Donna di Veleni, è stata data in prima assoluta nel febbraio dello scorso anno 2020 al Teatro Coccia di Novara. Concludo sottolineando le sue numerose vittorie in concorsi nazionali e internazionali. Quindi l'interesse per la vocalità è l'elemento che più di tutti, se vogliamo dire, unisce il Podda medico e scienziato con il Podda compositore. All'interno dell'interesse per la vocalità, sia parlata che cantata, poi l'attenzione si ferma un po' sull'aspetto della rappresentazione teatrale. Quindi della musica composta per questo genere di spettacoli, che presenta caratteristiche particolari che vanno anche oltre il fatto sonoro ed espressivo, e che oggi il maestro Podda ci illustrerà. E quindi a lui cedo la parola per questo interessantissimo seminario. Grazie a tutti, grazie dell'invito. È un piacere per me essere qui. Sì, il titolo è Altisonante, la scrittura musicale per il teatro. Purtroppo un titolo va dato a qualunque tipo di incontro, qualunque colloquio. In realtà la scrittura per teatro, oggi come oggi, viene catalogata come, diciamo, musica d'impiego. In parte ciò è giusto ed è vero, però bisogna ricordarsi che noi con la sonorizzazione riusciamo a modificare molto quello che la pianta stabile drammaturgica di qualunque rappresentazione scenica. Quindi la sua importanza è decisamente notevole. Cosa vuol dire proporre oggi una scrittura musicale per il teatro? Vuol dire tener conto di tanti fattori che brevemente citeremo, perché
innanzitutto quello che è la struttura sonora del nostro mondo, perché il nostro ascolto è condizionato dalla struttura sonora nella quale noi siamo innovati, nella quale noi viviamo quotidianamente. Se è vero che in medicina tutti i più grandi studi vengono fatti sulla patologia, il mondo sonoro attuale è il miglior campo di studi perché è una patologia diffusa. Noi, infatti, al di là di quello che potrebbe essere un serio approccio ad una ecologia del suono, viviamo immersi in un inquinamento sonoro industriale molto rilevante e questo condiziona le nostre abitudini. Uno degli esempi più pratici è l'audioanalgesia, cioè per non avere degli effetti sgradevoli, e dopo vedremo come i suoni e le musiche influenzano anche proprio il nostro sistema biologico, anche a livello neurovegetativo, utilizziamo l'audioanalgesia, che è quello che vediamo nei bar, nei supermercati, dove musica di produzione industriale viene emessa in un ascolto acusmatico, cioè in un ascolto nel quale non si individua né l'esecutore né la sorgente sonora, con dei livelli di intensità sonora che la rendono poco percettibile. E ciò determina uno stato, tra virgolette, di minor effetto sgradevole dei rumori di inquinamento ambientale. Quindi noi siamo abituati non solo a un paesaggio sonoro costituito da una miriade di suoni aperiodici e la valutazione nostra percettiva di un suono aperiodico è rumore, perché il suono non gradito è rumore, però è un suono aperiodico che inquinano la nostra quotidianità. Ma addirittura creiamo delle terapie audioanalgesiche utilizzando delle musiche che entrano in una abitudine, una prassi d'ascolto che ci abitua a dei livelli di attenzione al mondo sonoro abbastanza bassi. Dopo questo piccolo cappello introduttivo, cui probabilmente non si sarà capito niente, parto ricordando assieme delle cose che sappiamo tutti, solo cerco di attuare una traduzione tra il termine musicale di concetti, particolare storia musica che conosciamo, in una lettura più scientifica del fenomeno di musica applicata, partendo dalle origini. Per tutte le proprietà che possiede. Oh, scusate. Ecco, e una delle modalità con cui noi possiamo progettare una struttura sonora per il teatro potrebbe essere la modalità percettiva. Cosa vuol dire tutto ciò? Sicuramente l'uomo ha attuato la sua ricerca, anche estetica, in senso lato, in maniera che lui considera la ricerca un qualcosa di assolutamente libero e svincolato. Però purtroppo questa ricerca estetica è sempre vincolata da parametri biologico-fisiologici. Perché per quanto noi vogliamo destrutturare, scomporre, ricostruire, valutare, ideare, qualunque ideazione, anche a livello cibernetico, fa parte di esperienze acquisite e rielaborate da cortecce. Se noi vogliamo elaborare suoni, rumori, sequenze, silenzi, lavoriamo nel campo della percezione uditiva normale umana. Cioè, è difficile che noi sperimentiamo gli ultrasuoni, perché non li sentiremmo. Questo può sembrare una descrizione molto semplicistica, adesso ci addentriamo in questo percorso.
Innanzitutto la musica applicata al teatro, nel corso del passare della storia della nostra cultura occidentale ha avuto significati diversi, perché oggi noi abbiamo una unità estetico-morfologica distinta che la musica per teatro. Il teatro greco, per esempio, era una unità indistinta tra quello che era il messaggio veicolato e dei suoni in organizzazione strutturata che comunicano ad una media di cultura di chi li riceve, e per cui già il verso era strutturato su base musicale ed era cantato. Man mano nella progressione dell'utilizzo della forma comunicativa teatro, passando per un teatro sacro medievale, nel quale il fenomeno musicale introduceva all'interno di una narrazione degli aspetti di ponte culturale con gli ascoltatori. Immettendovi dei pezzi cantati o ritmici che desumeva da quello che era l'ascolto mediano e che servivano da ponte culturale per unire le sensibilità verso un fine ultimo che era quello catechetico della sacra rappresentazione. A un certo punto siamo passati da un teatro a prevalenza sacra, perché ricordiamoci che anche il teatro greco, il teatro, era il luogo del Zeus, il luogo del Dio. Siamo passati ad un livello in cui la percezione del teatro diventa anche un fenomeno di tipo politico-sociale o di rappresentanza, quale è diventato quello del teatro delle corti. Quindi qui la musica doveva assumere una rappresentazione di immagine come il vestito indicava nella sua fattezza, nella sua preziosità, una identificazione del potere, la musica adornava le rappresentazioni del potere. Quindi era un'applicazione di rappresentanza, fino ad arrivare pian pianino a quello che è la nascita del melodramma, che ripercorre in maniera erronea con i concetti che allora si conoscevano di questa identità tra musica e parola. Ma quale musica? Tanto è vero che arrivati a questo ricreare una unità tra semantica, tra concetto espresso dal testo e sensazione emotiva data dal fluire musicale, ci si è trovati sullo scoglio che le musiche prodotte all'epoca non andavano più bene. Quindi si doveva recuperare un fenomeno narrativo che più si confaceva a queste nuove esigenze nel comunicare un testo non solo in una cerchia ristretta di persone e non solo per rappresentare il potere, ma per rappresentare i vari affetti umani. Quindi la disgregazione di grandi strutture armoniche verso una semplificazione melodica con dei grappoli armonici schematizzati e di libera esecuzione quasi improvvisati sotto alcune linee di continuo. Man mano che l'industria del teatro procedeva e quindi si rivolgeva a ceti sopravvenienti e si aprivano le possibilità di fruizione dello spazio scenico, si doveva trovare una soluzione strategica che consentisse il finanziatore, che
di un ceto che consentisse ad un finanziatore di ceto sociale superiore di rispecchiarsi in alcuni soggetti, di avere un fenomeno di tipo, chiamalo show business, che richiamasse anche del pubblico con minor formazione culturale, e di avere un concetto di creazione musicale che possa servire a caratterizzare delle scene che la cui musica caratterizzava ancora in parte, perché nel teatro tardo barocco, rococò, ancora gran parte dell'identificazione emotiva del contesto drammaturgico era un misto tra situazione musicale e situazione di postura del cantante, tanto è vero che gran parte delle opere italiane rappresentate sul territorio inglese, sul territorio francese, polacco, eccetera, non venivano capite ovviamente per un grosso gap linguistico, ma identificavano nella figura retorica del cantante posto in punta di proscenio e dalla struttura musicale. Quindi la musica concorreva insieme alla postura del cantante, posture derivate da forme retoriche della danza barocca, a chiarire al pubblico qual era il contesto emotivo o situazionale in quel punto preciso della drammaturgia operistica. Chiaramente nella nostra evoluzione abbiamo avuto una specializzazione di competenza, per cui man mano il fenomeno musicale e la musica vocale per teatro si è staccata in maniera quasi assoluta da quella che poteva essere la produzione operistica vera e propria. Non dimentichiamoci che il fenomeno compositivo fino alla fine del Settecento per la musica occasionale, cioè la musica da eseguirsi in rappresentazioni di teatro che oggi chiameremo di prosa, e la musica composta per un'opera, aveva delle strutture formali non identificabili, cosa che invece incomincia ad apparire dal 1830-1840. Sicuramente abbiamo avuto prima miliardi di situazioni intermedie, basta guardare anche quello che può essere la nascita dello Singspiel, un Zauberflöte o un Fidelio, ma sostanzialmente la parte musicale era collideva assolutamente con quello che era lo stilema operistico. Dal 1800 abbiamo avuto una identificazione molto più definita per la scrittura musicale. Che obiettivo si ponevano questi compositori? Anche loro si ponevano l'obiettivo, per questo caso, non tanto di sottolineare il testo recitato, bensì di creare dei siparietti di transizione tra una scena e l'altra, tra un quadro e l'altro, tra un momento conclusivo, un'introduzione di tipo ambientale. E tale formulazione nella musica applicata alla prosa continuerà più o meno fino alla fine dell'Ottocento. Se noi andiamo a vedere, in quel momento alcuni compositori, tra virgolette, d'opera, incominciavano ad inserire nella struttura della forma opera dei micro segmenti drammaturgici e scenici
che portavano ad uno stato di commistione, facendo un po' l'occhiolino a quello che è il teatro di parole. Ciò ha determinato anche la nascita di alcune situazioni nei primi del Novecento che erano proprio in bilico e a cavallo delle sue situazioni, come potrebbe essere il martirio di San Sebastiano di Debussy, scritto per il testo rappresentato da D'Annunzio a Parigi, che tra l'altro fu una catastrofe abbastanza. Allora, con una musica che assolveva a delle funzioni non meramente autoreferenziali, bensì ad un rafforzo drammaturgico. Passano le guerre, entrano i nuovi movimenti, entra Darmstadt. La musica classica, la musica operistica segue un percorso di evoluzione autonomo. Cosa succede per la musica applicata? Nel dopoguerra, nella musica applicata, innanzitutto bisogna tener conto che abbiamo un'esplosione di quello che sono gli audiovisivi, il fenomeno filmico. Quindi, fenomeno filmico che entra a condizionare in maniera pesante l'attitudine di ascolto mediana della gente. Quindi, nel dopoguerra ci troviamo una rinascita nel post bellico con una urbanizzazione elevata, un inquinamento acustico elevato, l'inizio di primi modelli sperimentali di audioanalgesia che Non arriveranno, che arriveranno all'apice negli anni 90 del secolo scorso. Si incomincia ad avere una ridotta attenzione sia al fenomeno linguistico nella sua durata, sia al fenomeno musicale nel suo tempo assoluto di ascolto. L'analisi dell'ascolto sociale incomincia ad essere diversa. Allora, nel primo dopoguerra abbiamo alcuni compositori che vanno a riprendere dei frammenti stilistici di comunicazione musicale, in gran parte derivata dalla musica operistica, che ormai sono entrati un po' nell'assimilazione dell'ascolto comune popolare. E quindi costituiscono veicolo di informazione e ricreano delle strutture assolutamente tonali, delle strutture classiche, utilizzando dei cliché espressivi e comunicativi nei vari modi in cui si poteva interagire o nell'aspetto filmico o sulla scena nel teatro di prosa. Man mano, evolvendosi da questo tipo di applicazione di moduli conoscitivi, si è arrivati a identificare proprio delle microsezioni espressive o microsezioni sia di struttura formale compositiva, sia timbrica sia ritmica, che incominciavano a identificare a livello filmico addirittura il genere. Quindi, dagli anni 80-90, l'ascolto comune e la percezione comune delle varie unità minime comunicative emozionali si è spostata addirittura sul genere. Tanto è vero che, essendo diventata addirittura anche la musica tonale o la musica dodecafonica, repertorio puro, nell'accezione sono stati utilizzati anche frammenti comunicativi di questi generi nei film horror, nei film suspense. Sono stati utilizzati degli elementi comunicativi minimi, multiritmici,
multiritmici per quanto riguarda delle scene di azione o addirittura dei frammenti quasi di concezione wagneriana nell'utilizzo di tutta la sezione ottoni e fiati per determinare il genere epico. E questo ha condizionato ulteriormente l'ascolto delle persone. Quindi, quali possono essere le prospettive, diciamo in poi? Cosa si può cercare? Sicuramente si può cercare tutto. Una delle correnti di indirizzo è il percettivismo. Il percettivismo va a analizzare in parte su base psicologica, in parte su base di fisica, fisica cioè su modello scientifico, diciamo, quali sono le modalità di acquisizione emotiva dell'essere umano. Appunto, qui citavo che il senso della musica, cioè da sensio, cioè quello che viene percepito, no? Nella classicità greca avevamo una parentela, cioè non c'era un binomio, c'era una simbiosi assoluta perché il linguaggio era musica e la musica era costituita dal linguaggio. So che sembra un gioco di parole, ma ha una sua essenza profonda ed è una realtà per la classicità. Già passiamo ad un medioevo nel quale va a impiantare nel senso della costruzione teoretica musicale dei processi filosofici che possono essere analizzati in parte dall'uomo, in parte possono essere solo ispirati. Andando avanti in quello che è un periodo più rinascimentale e barocco, la musica diventa no, non diventa un linguaggio perché la musica non è un linguaggio, ma acquisisce delle prerogative precipue del linguaggio a livello di struttura, di forma, di retorica. Questa struttura musicale arriva ad un romanticismo dove, guarda caso, la musica diventa linguaggio, e intendo sempre linguaggio usato in una accezione non consona, linguaggio delle passioni. E queste passioni poi incominciano a distrutturarsi e le si analizza un po' come sintassi delle passioni. E si disgrega, si frammenta, si elabora, si evolve in un Novecento ricco e denso di tutti gli sperimentalismi e soluzioni possibili. Ma siamo arrivati ad un fenomeno, almeno per quanto riguarda la musica applicata, di percezione, cioè la musica viene richiesta e quindi viene creata sotto guida di un percezionismo. Quali sono i presupposti che soggiacciono al perché funziona o non funziona una struttura percettivo-musicale? Allora, innanzitutto dobbiamo tener conto di alcuni parametri, e questi parametri sono dei parametri umani e fissi. Questi parametri sono l'attenzione selettiva, il vantaggio emisferico, che adesso lo vedremo uno per uno, qual è la fisiologia dell'assonanza e della dissonanza, come noi interpretiamo in maniera soggettiva, analogica, i suoni indeterminati che noi definiamo rumori. Qual è il concetto di fatica uditiva, l'adattamento, le sensibilità? Allora, l'attenzione selettiva. Noi, traendo, mutuando
una definizione di immagine sfondo da quella che è la psicopercezione visiva, abbiamo una situazione simile anche a livello uditivo. Noi in un bar andiamo in un bar a berci un caffè, una birra con un amico, in un bar affollatissimo, pieno di musica di sottofondo, di persone, rumori di bicchieri, eccetera, eccetera, eccetera. Noi, grazie ad una piccola analisi in tempo reale che facciamo sulla base dell'azimut di provenienza della sorgente, riusciamo a percepire cosa ci sta dicendo questo nostro amico. Ma se noi, per dire, ed è una capacità che riusciamo a farlo, tra parentesi, dal vivo, ci mettiamo sulle spalle due microfoni e registriamo quanto ci dice in questo ambiente inquinato acusticamente il nostro amico. Torniamo a casa, ci ascoltiamo la registrazione, 95 volte su 100, è talmente disturbato che non riusciamo a capirlo. Come mai nel bar lo capivo e qua non lo capisco? Perché quei microtempuscoli che noi analizziamo in un ascolto dal vivo ci danno la possibilità di evidenziare quali sono per noi i suoni irrilevanti e quali sono i suoni immagine. Poi abbiamo l'attenzione selettiva è data molto anche da quanto noi riusciamo a mettere in analisi i distrattori sonori. I distrattori sonori sono delle frequenze che vanno a sommarsi ad alcune frequenze particolari che noi utilizziamo o per dei piccoli tempuscoli in cui si origina il suono, che si chiamano transienti di attacco, o per quello che noi chiamiamo timbrica, cioè evoluzioni di formanti, cioè di nubi, di multipli di armonici superiori. Questi distrattori sonori, che tra l'altro un compositore tradizionale impara ad utilizzare nell'orchestrazione, perché l'orchestrazione studia in maniera empirica quello qua. E questo noi lo chiamiamo un'altra maniera. In più abbiamo la competizione acustica. La competizione acustica, noi sappiamo che alcune frequenze stancano di più l'orecchio rispetto ad altre. Se noi usiamo entrambe queste frequenze, noi riusciremo a percepire di più una rispetto all'altra, non tutte le frequenze. E quindi, anche se mettiamo due suoni assieme, alla fin fine noi ne leggeremo uno. Poi, quando noi ascoltiamo e abbiamo la fortuna di avere due orecchie sane, perché questo non è detto che sempre sia, uno può sentire più da un orecchio, può sentire meno dall'altro, ci si augura e la maggior parte delle persone hanno un udito bilanciato, con dei meccanismi complicatissimi, gran parte dell'informazione uditiva di un orecchio viene mandata all'emisfero controlaterale, tranne alcune fibre, cioè, insomma, molto complesso. Comunque, noi, la funzione dei due emisferi non è esattamente identica, perché l'emisfero destro ci dà soprattutto un'analisi di quello che noi musicalmente chiamiamo contorno intonativo e ritmico, mentre il sinistro ci dà l'analisi delle componenti timbrico di struttura. Oh, attenzione che quando noi parliamo di voce umana, vi ricordo che le vocali sono timbri, perché nella voce umana la sorgente laringea emette un suono che contiene un sacco di frequenze, a seconda di che poi facciamo passare per un tubo. A seconda di come noi modifichiamo questo tubo, effettuiamo un filtraggio selettivo. Quindi la vocale è un timbro. E per di più l'emisfero sinistro analizza quelle che sono le durate. Questi, che
che sono vantaggi, cioè vuol dire che si può far prevalere uno sull'altro, sono situazioni A che possiamo imparare, far aumentare e imparare a come utilizzare più o meno in entrambe le funzioni o scegliendo quale dei due vantaggi preferiamo. È un dato risaputo a qualunque musicista, capito, se che almeno in un buon parco di note, un buon numero di note, se noi facciamo un intervallo di seconda minore, questo intervallo ha una sua propensione a risolvere, ad allargarsi. Ecco, tutti i musicisti hanno codificato su base esperienziale. Qual è il motivo scientifico di ciò? Il motivo scientifico di ciò è che se noi mandiamo al nostro orecchio un suono complesso, per esempio un bicordo, il nostro orecchio, dentro il nostro orecchio c'è una struttura che si chiama coclea, la parte dell'orecchio che esamina le frequenze, c'è una rappresentazione tonotopica, cioè ogni frequenza ha il suo luogo di analisi. Bene, questo bicordo viene analizzato nelle sue due componenti di frequenza. Se la distanza tra queste due frequenze, è abbastanza ampia, noi percepiamo l'accordo, una sensazione abbastanza neutra, non ci dà l'accordo largo una sensazione di benessere, ma la stimolazione simultanea di due punti vicini della coclea attua una vera e propria stimolazione nervosa con dei riflessi neurovegetativi veri e propri, che sono quelli che a noi fanno percepire la sensazione di fastidio. E con questa sensazione di fastidio che l'uomo prova in maniera empirica sono state codificate le leggi armoniche. Poi, per esempio, il fenomeno del rumore. Il rumore è tale in quanto è soggettivo. Cioè, mi spiego, noi attribuiamo ad alcuni rumori delle valenze o di positività o di negatività. I rumori sono dei suoni aperiodici, un suono impulsivo e aperiodico. Se io do un colpo su un bidone di petrolio, boom! Quello è un rumore. Se io utilizzo un set di percussioni come i tamburi del Bronx, che mi utilizzano solo che bidoni di petrolio, io in essi posso soggettivamente leggerci qualcosa di positivo che mi deriva però non tanto dal fenomeno di analisi timbrica, ma che mi viene in quel caso da un aspetto ritmico, di contestualizzazione. E quindi il suono come indesiderato è relativo, tant'è vero che nella musica concreta, nella musica elettronica, noi utilizziamo un sacco di suoni aperiodici, però in tanti casi non solo non vengono percepiti come con valenza negativa, ma addirittura con valenza positiva. C'è un particolare, e questo è un particolare che al di là di quella che è la valutazione soggettiva del concetto rumore, scusate, è un effetto di tipo puramente fisiologico. L'esposizione a rumore oltre una certa soglia di decibel per un certo tempo T elicita alcuni riflessi,
specialmente il riflesso cronotropo positivo cardiaco tramite l'attivazione. Si può avere un aumento di pulsatilità cardiaca con un innalzamento quasi fino al 10% di quello che è la frequenza basale di questo oggetto. Questo è interessantissimo, se pensate. E in più, adesso abbiamo altri studi che si stanno evolvendo sul sovrapposizione di esposizione. Per esempio, un bravo DJ sa benissimo che al di là di quello che è l'aspetto ritmico, per cui i BPM, cioè i battiti per minuto dei vari brani che vengono messi in una discoteca, devono essere progressivi nel corso della serata, perché vanno a elicitare in maniera diversa i riflessi viscerali, l'effetto cronotropo cardiaco. Ma sappiamo anche che comunque il rumore, anche se letto in maniera soggettiva e piacevole, dà degli effetti di tipo fisiologico. E questi sono importanti anche per la percezione. Un'altra cosa di cui bisogna assolutamente tener conto, è quello che è la fatica uditiva. Noi quando ascoltiamo qualunque cosa, suono, sia esso parlato, musica, rumore, ad una certa intensità, oltre un certo periodo di tempo, la nostra soglia di differenziazione si abbatte. Cosa vuol dire? Si abbatte innanzitutto la soglia di percezione dinamica. Noi andiamo in macchina, abbiamo un grande rumore di base per la macchina che corre in autostrada. Regoliamo il volume della radio in maniera che la musica copra il rumore di fondo. E no, a noi sembra di sentire la musica in maniera normale. Di colpo ci fermiamo all'autogrill, il motore si spegne e ci risulta la musica essere troppo alta. Dopo un tempuscolo. E questo è un effetto. Ma non c'è solo la sensibilità dinamica, c'è anche la sensibilità frequenziale. Dopo un tot tempo di esposizione al suono, incominciamo a percepire di meno le differenze tra le varie frequenze. Quindi, un forte orchestrale, noi possiamo scriverlo forte anche 3F per 15 minuti. Quanto risulterà al soggetto che la percepisce F e avrà una analisi uditiva, cioè un'attenzione uditiva nei 3F, e quando essa diminuirà? Essa diminuirà quando diminuirà la sensibilità di discriminazione, che facilita anche l'abbattimento della soglia di attenzione. Va bene, queste sono cose comuni a tutti, penso che tutti i conservatori del mondo le facciano. Insomma, l'orecchio non sente in maniera uguale le stesse frequenze, per cui quando noi siamo su frequenze molto gravi, la soglia di errore della discriminatoria frequenziale è molto ampia. Quando siamo nella prima ottava, capito? Qua non sentiamo, anzi, quella sotto ancora, abbiamo un errore di quasi mezzo semitono. Certe volte, quando andiamo sotto ancora, quasi arriviamo al semitono. Quindi potete capire che se noi vogliamo utilizzare dei Barney Reflex o altre cose di cui parleremo sulla stimolazione, eccetera, e li utilizziamo in quel campo frequenziale, noteremo l'effetto, perché la nostra coclea non riesce a distinguere bene quella distanza, quindi quella distanza non scatena riflesso neurovegetativo, non scatenando il riflesso neurovegetativo noi non abbiamo la percezione di fastidio, e non abbiamo come invece l'abbiamo molto quando entriamo su un campo frequenziale molto più alto. Per cui se noi andiamo, capito, su una seconda minore, che sia 3
terza, quarta, ottava di uno strumento melodico ad arco, un violino, lì se risolve o non risolve, l'effetto percettivo è molto più ampio. E questo sono cose evidenti a tutti. La discriminazione di intensità. La discriminazione di intensità è forse uno dei campi di maggior sensibilità dell'orecchio umano. Perché? Perché a livello filogenetico noi riusciamo a percepire microscopiche variazioni di dinamica che ci consentono di veicolare informazione, il linguaggio. Quindi, a livello filogenetico, si sono selezionati individui in questo accoppiamento funzionale laringeo sistema uditivo, per cui le frequenze comprese nelle frequenze più utili alla comunicazione della voce umana sono quelle in cui noi percepiamo la minor variazione di intensità. Ma noi riusciamo ad avere anche una fine, abbastanza fine anzi, discriminazione della frequenza di impulso, cioè l'impulso sonoro ravvicinato o dilatato, noi riusciamo ad analizzarla in senso cronico bene, ma nei limiti di quello che è la fisiologia umana, per cui sotto un certo tempo la nostra cellula deve ricaricarsi, non risponde, c'è una inerzia funzionale biologica e di conseguenza noi non riusciamo a distinguere o sotto una certa frequenza nulla né del transiente di attacco né del transiente di estinzione. Quindi poi abbiamo una fascia intermedia con un'analisi mediocre e una fascia eccelsa. Al di sopra di tutto questo noi abbiamo una sovraelaborazione, per cui abbiamo una discriminazione uditiva corticale, una distribuzione tra quello che sono i contorni, figura sfondo, la memoria uditiva e il processamento delle varie unità di sequenza. Tutto questo avviene nelle varie tre aree acustiche temporali, destra e sinistra. Sicuramente questi limiti o privilegi biologici determinano anche una situazione psicologica che si trasmette nel fenomeno musicale. Per cui la percezione varia a seconda degli elementi strutturali di quello che è la musica, che sono la parte melodica, la parte armonica e la parte ritmica. Noi, tra parentesi, possiamo parlare di musica quando, per definizione, abbiamo una organizzazione e o manipolazione di un sonoro che sia culturalmente condivisa, cioè abbiamo una veicolazione, va bene, culturale. È più difficile che sia transculturale. Lì possiamo avere delle funzioni di segnale, avviso. Non si riconosce una forma di musica. La comunicazione intenzionale della musica a livello percettivo utilizza dei microframmenti, cioè vengono analizzati dei microframmenti che sono unità minime che portano con sé una valenza di emotività, di affettività.
e vengono individuati e catalogati a seconda della tipologia di reazione valutata sia a livello psicologico, sia a livello di psicologia cultura, di cultura di massa, sia a livello di effetto prevedibile biologico. Non tutti sono elementi che vengono analizzati, perché l'intento nella musica applicata a teatro è quello di veicolare informazione su un target, quindi un target di popolazione che ha una sua appropriazione popolare di musica. Come nel dopoguerra avevano appropriato, tra virgolette, degli stilemi operistici, come alla fine del Novecento si è incominciato ad appropriare anche degli stilemi, va bene, di atonalismo e dodecafonia, così si vanno ad utilizzare delle unità da analizzarsi, ma indovate in quello che è l'attuale appropriazione culturale di quel momento dell'utente. Ecco, qui è quello che dicevamo, cioè nel senso che chiaramente questo utente, noi stessi, siamo immersi in un paesaggio sonoro e questo paesaggio sonoro, capito, ha alcune specifiche. Queste specifiche sono le toniche possono essere i rumori della geografia, il ruscello, il vento, il mare, bla 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 bla, che dei segnali possono essere un urlo, un sasso che precipita, oppure delle impronte sonore. Impronte sonore sono uno scampanio in un villaggio alpino che identifica un preciso contesto. E questo desunto anche da quello che sono la musica, tra virgolette, dotta. Ci ha insegnato, questi suoni elaborati costituiscono elemento di metalinguaggio teatrale, però possono, secondo me, essere individuati anche se organizzati e strutturati come musica. La musique concrète ne può essere un esempio. In più, bisogna tener conto nella musica applicativa di quello che è il fenomeno della cronomia. Cioè quelli che sono i rapporti tra delle strutture di tempo regolamentate e quelle che sono le ritmicità corporee, perché questo ci dà una forte arma nella guida, nella veicolazione di emozioni a livello dello spettatore. Comunque in questo ambito va notato che oltre al fenomeno della ritmicità corporea che ci aumenta il percepire da parte del pubblico di un fatto emotivo, l'acme dello scaturire, dello zampillare emotivo nasce quando c'è una frattura tra quello che il ritmo è veniente rispetto alla previsione. Cos'è la previsione? Lo schema previsto. E per definizione, memoria di ciò che è passato e di ciò che si attende. Cioè, quando il batterista incomincia a fare tu, tu, ecco, questo è lo schema previsto. Noi qui ci attendiamo uno schema metrico percussivo del batterista. Se a questo schema previsto abbiamo delle variazioni di un fenomeno veniente, questo favorisce l'innalzamento emotivo. Poi bisogna tenere presente quello che è il continuum musicale.
noi abbiamo un continuum esterno e un continuum interno. Il continuum esterno, che suono, organizzato, quindi elaborato, quindi musica, ha due livelli. Uno di una gamma di suoni nel range dell'udibile e della riproducibilità strumentale, e un livello superiore in cui questi suoni noi li organizziamo. Li organizziamo con degli intervalli in progressione, per cui creiamo un fenomeno melodico paramelodico, o di intervalli simultanei in una combinazione armonica. Ma abbiamo anche un tempo psicofisiologico interno. Questo tempo è strutturato secondo delle leggi abbastanza precise. Con una certa educazione media, noi durante la fase ascolto attivo, cioè in cui noi andiamo in analisi di un pezzo, noi abbiamo la cosiddetta implicazione, cioè l'implicazione è quello che noi ci attendiamo possa succedere nello sviluppo dello svolgimento temporale di quella composizione. Gli scarti, anche qui, come a livello ritmico, di ciò che avviene rispetto alla nostra implicazione, che però è molto condizionata dalla nostra cultura musicale e dalla nostra attenzione emotiva, determina dei picchi emotivi. Infatti, lo stile cos'è? Lo stile è una compressione di possibilità di scarti che ci fa comprendere come può procedere un determinato andamento compositivo e tante volte l'identificazione del soggetto che ha proposto quella composizione. E quindi questa riduzione di andamento ci blocca la comprensione dello stile. Poi noi abbiamo anche dei codici. Va bene, questo è già un po' troppo. Allora, se noi incominciamo ad utilizzare questo gruppo di informazioni, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo nulla di nuovo, sostanzialmente, perché abbiamo ridenominato e rianalizzato una prassi compositiva normale. Solo cosa abbiamo fatto alla fin fine? Siamo andati, in base alle attuali conoscenze scientifiche che abbiamo, siamo andati ad cercare di capire cos'è e perché avviene un determinato sistema compositivo, cosa succede? Gli abbiamo aggiunto dei dati su cosa succede all'interno del nostro corpo, della nostra mente, del nostro sistema uditivo. Abbiamo cercato di creare delle correlazioni con degli effetti previsti e nella media degli effetti previsti si è scelto quello che tende ad essere nella variante di quello che la cultura di massa a cui ci si rivolge, l'identificativo, in base a queste unità strutturali compositive, siamo andati a vedere quali possono essere utilizzate in una serie di occasioni di struttura drammaturgica. La struttura drammaturgica ha delle situazioni. Quindi adesso vediamo quelle che sono le più frequenti e più note tra le
situazioni. Quindi nella macrostruttura della drammaturgia andiamo a vedere la struttura situazionale, cioè quali sono le situazioni che incombono nel progresso dell'ordito della drammaturgia. Naturalmente, anche per motivi di tempo, non riuscirò a raccontarvi tutte, ma quelle principali. E naturalmente, anche queste non c'è niente di nuovo, perché sono delle cose che sono agli occhi di tutti. Cosa ci serve il percettivismo? Il percettivismo ci serve, pur sempre lasciando libertà a quello che è il fenomeno di creazione del soggetto che scrive, di preventivare l'effetto che si avrà. Quindi, tra virgolette, forse risparmiare, forse, del tempo per ottenere, se con meno tentativi, l'effetto voluto per la musica, per la scena richiesta. Un po' come sapere, come miscelando i colori puri, come viene fuori il colore in miscela. Questo non toglie niente a come si deve scrivere, non dà nulla in più, altro. Ma questa analisi ci consente una schematizzazione di effetti previsti. Cos'è il contrasto? Allora, io adesso uscirò un attimo da questo PowerPoint, che tra l'altro è abbastanza odio, perché qui vi farò sentire alcune, vedere alcuni video, alcune registrazioni che forse possono chiarire e che commenterò pian pianino di volta in volta quali sono le applicazioni e vi spiegherò cosa sta succedendo in quello che sentiamo e vediamo. Allora, la prima struttura situazionale sicuramente da andare a vedere è quella per contrasto. Qui vi mostrerò un breve estratto che in realtà è un trailer, quindi vale quello che vale, di uno spettacolo di Daniele Salvo su testo di Jean Genet, effettuato a Spoleto, non ricordo, 2 o 3 anni fa, in cui abbiamo una scena nel quale il protagonista fa tutta una revisione della vita e una scena interna molto meditativa in un uomo che corroso dalla nostalgia, dal senso di fallimento e anche di rimpianto. Il contrasto è creare una situazione musicale che appunto sia in apertura, che crei un effetto di appunto contrasto. Adesso, vai, dopo ne parliamo, sentiamolo, eh. A parte questo che è un questo qua, ecco.
Marco, buonasera. Scusa, ma non hai condiviso il video? Ah, porca, condividere lo schermo. Ok, scusa. Solo un secondo. Riprovo un attimo. No. Questo non senso. Non riesco più a entrare. Cavolo. No. Scusate un attimo. Viceversa. Non mi compare. Scusate, nella condivisione non mi compare il video del. Vediamo se adesso compare. Compare adesso? Si compare, ma non si sente nulla. Prof, si ricordi di mettere la condivisione del suono quando condivide lo schermo? Cioè, praticamente rientra anche il suono del mio computer. Ok, chiedo scusa. Prego, prego. Prego, prego. Guarda. Il fino. E se è lui che danza, sei immobile. E se è la tua immagine quella che fa volteggiare tu, allora. Dove sarai? Ti chiedo un po' di attenzione. Ascolta, ascolta. Yeah.
scusate per tutto questo. Chiaramente questo era per esempio il fenomeno di contrasto, per cui dovendo colloquiare con un regista, eccetera, questa è la tipica situazione abbastanza intuibile, certo. Un'altra che una delle occasioni più frequenti invece è l'assimilazione, no? Due situazioni, quella che vedremo, in cui abbiamo queste coefore che sono dei soggetti. Quello che purtroppo mi è difficile farvi sentire sono alcune caratteristiche frequenziali, perché purtroppo per internet innanzitutto le frequenze vengono tagliate, no? E invece i brani vengono campionati. C'è un sovraccampionamento, non sono neanche a 44. E purtroppo la banda passante degli altoparlanti è abbastanza compressa, quindi dovete avere pazienza rispetto frequenziale. E nelle coefore, in questo stile di Eschilo, in cui vanno a portare delle libagioni funebri, e quindi c'è uno stato emotivo molto triste, c'è un procedimento coreografico lento, ci deve essere un rinforzo, quindi si va per assimilazione, cioè lo stesso andamento ed eccitazione della composizione musicale deve essere simile a quello che è la scena registicamente realizzata. Oh. Dai, apriti. Condivido lo schermo. Ecco, questo tra l'altro
qua è una cosa, c'è anche un piccolo gioco, per cui questo è un pezzo diagogico in cui si vedono gli esecutori, perché le cantanti sono le corifee, sono questo coro funebre. Tra parentesi, ho utilizzato come utilità minima di trasporto emotivo un tetracordo frigio, discendente ovviamente, che guarda caso, ripetuto, costituisce quasi un elemento costitutivo di quello che è una passacaglia. E quindi in realtà l'elemento minimo emotivo trasmissibile può essere un qualunque tipo di materiale. Diverso può essere invece il fenomeno del substrato. Il substrato che nel mondo anglosassone tante volte, secondo me in maniera errata, viene chiamato pad, tappetino. Il substrato non ha sempre una funzione di tappetino, perché lo è quando è concepito in maniera isomorfa, cioè non abbiamo delle grandi variazioni né dinamiche né di segnali né di crisi frequenziali né di elicitazioni emotive. Adesso vi mostro due diversi tipi di substrato, no? Uno che è più variegato, il primo, mentre il secondo che si unisce ad un suono reale, che è quello di una sega elettrica, perché viene una sega elettrica che sta costruendo la scena dello spettacolo. Quindi la prolusione sonora si entra da un mondo di musica concreta in un fondo elettronico per la gestione dell'immagine. Allora, questo qua condividi. In questo qui, tra parentesi, le voci hanno registrato, cioè, le prime voci le ho registrate a un microfono, effettate cose. L'unica cosa che purtroppo manca è la spazializzazione, l'ambiente e la discriminazione frequenziale in cui le musiche di sintesi
o di, con campionamenti o di musica elettronica, la frequenza e la timbrica sono estremamente importanti. Qui purtroppo per proprio la parte emotiva. Quindi i diffusori che noi utilizziamo come custom qua con i nostri PC ci danno un'idea molto prossimale di quello che è l'ambiente sonoro. E un'altra tipologia di substrato potrebbe essere questa, quella che vi dicevo con la sega. Oppure, quindi avevi visto per assimilazione, per contrasto, substrati più o meno. Qua interessante che soprattutto il substrato elettronico presentava delle fluttuazioni di intensità in cui c'erano delle convessità intersecate con suoni d'ambiente, di frusci, eccetera, per riempire il tempo di attenzione uditiva e non fare decadere l'ascolto. Quando si sopravvive. Ponevano i rumori ambientali, tra virgolette, impulsivi, sporadici o da lavoro, si ritornava a una lettura molto meno astratta. E quindi c'erano i due piani dell'astrazione dell'immagine con il contesto pulsatile, con l'inframmezzo del suono di derivazione ambientale. Di tutt'altro genere può essere l'ellicitazione emotiva, l'ellicitazione emotiva in cui noi utilizziamo questi modelli comuni di veicolazione, di emozione, per intesi nell'accezione di quella che è la percezione mediana della cultura popolare, per amplificare, proprio amplificare, ellicitare, amplificare, stimolare uno stato di congelamento e emotivo e più che emotivo, affettivo forse. Thank you.
se non ho più fortuna, forse oggi, ogni giorno è un nuovo giorno. Ecco, tra parentesi qui l'utilizzo del ritenuto, cioè le variazioni della linea melodica rispetto al previsto, quello è il momento in cui si determina l'aumento emotivo, lo scarto tra il ritenuto e il previsto. Proprio schemi applicativi banalissimi. Un'altra cosa che può essere interessante è la struttura progressiva, perché certe volte la situazione non è unitaria, ma prevede una commistione di parcellizzazioni drammaturgiche. Quello che vedremo adesso, per esempio, una struttura progressiva che il finale, con la morale di Sofocle, del tratto dell'Edipo Re. Questa purtroppo è una registrazione pessima, perché l'ha fatto uno spettatore, è l'unica che sono riuscito a trovare su YouTube, e quindi salta, si sente malissimo, fatto col cellulare, eccetera. Ma per farvi capire, proprio in cui abbiamo una prima parte che ha un suo richiamo. A questo suo richiamo c'è l'ingresso vero e proprio dei cittadini di Atene, seguito da un aumento del pathos che porta verso la catarsi, con un acme che arriva con l'espressione massima dell'emotività trasmessa, che è quella della voce cantata. Oh. Sofferto il dolore
Un'altra tra le principali strutture situazionali del percettivismo può essere quella per estraniamento. Per l'estraniamento si crea una soluzione sonoro-musicale, soprattutto ritmica, che sia antitetica agli enunciati verbo-vocali, cioè la parte metrica e intervallare crea un effetto di proprio estraniamento rispetto al contenuto drammaturgico. Questo può essere un esempio di estraniamento, qui è solo parziale, come sempre, in pazienza. In questa città ombra, sommersa dalla neve, ormai io posso solo scomparire. Rimani fuori, Jackie. Vattene. Sparisci. Finito gli ultimi quadri principali di situazionali e possono essere soprattutto la commistione e la decontestualizzazione. La commistione è quando vengono utilizzati delle formazioni compositive o in elettronica o music concrete che si inseriscono in un'azione scenica, in questo caso, e alla quale, la quale poi prosegue con un processo narrativo strettamente musicale, cioè si arriva ad una struttura musicale pura e autonoma del testo recitato. Struttura autonoma che non è né preludente niente, ma ha funzione narrativa autonoma, solo che non è recitata, ma è solamente strutturata dal punto di vista musicale ed è cantata. E questo è l'ingresso del Coelet, nel quale Coelet, che ha una radice simile a Ekkaleo greco, cioè colui che chiama in assemblea, infatti viene tradotto come ecclesiaste, chiama questo vecchio re in assemblea il suo popolo per dire loro ciò che ha scoperto sulla vita. Anche questa è una recensione veramente pessima, pazienza. Allora,
eccetera, 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 eccetera. Ultimi due piccoli esempi delle principali categorie, la decontestualizzazione. La decontestualizzazione è quando l'ambiente sonoro o la struttura musicale induce un immaginifico o un mondo emotivo che è assolutamente staccato da ciò che viene rappresentato o nella scena filmica o nella scena teatrale. In questo esempio qui vedrete un'assoluta ripresa di contemporaneità con sotto un commento musicale che riecheggia molto quelle strutture epiche di cui parlavamo prima di derivazione filmica e quindi decontestualizzante in maniera assoluta. Un amore improvviso unirà due persone sconosciute che incontrandosi per la prima volta si leggeranno negli occhi l'esperienza comune, quasi invocando il coraggio come taciuto dolore. Saranno come inebriati di futuro e di morte. Quest'ansia di fraternità si chiamerà resistenza. Eccetera. Bene, naturalmente questo è questi piccole strutture situazionali qui sono appoggiate ad un testo recitato. Si possono utilizzare, a mio dire, anche provando con una struttura testuale cantata. Vi propongo così alla valutazione questo frammento della Donna di Veleno in cui c'è questo duetto fra Ruggero, che insomma penso che l'uomo che voleva stuprare questa ragazza, voleva velenare, ma alla fin fine si è innamorato di lei, ma lei giustamente lo rifiuta e capisce che ormai non può ripagare niente per il male che ha fatto e l'unica cosa è accettare la coppa del veleno, consapevole che gli darà la morte, che lei gli dà per odio, rispondendo con un amore a compimento del male fatto, ma il quale non può più tornare indietro. La struttura anche di proporzione ritmico, agogica, dinamica, tiene conto anche dei tempi di attenzione, di ascolto con dei suoni segnale di proporzione che possono indirizzare l'ascoltatore a recepire dei cambi di situazione emotiva anche abbastanza repentini. No, tutto chiaramente. Thank you.
l'ultimo esempio con il quale ci salutiamo, di una cosa che bisogna immaginare, perché questa struttura è una struttura in sinestesia, cioè durante quest'opera sono previsti dei quadri di abbinamento percettivo olfattivo, cioè si percepirebbero in diffusione tramite il sistema di areazione del teatro sia delle frequenze aromatiche essenziali, sia composite, che stimolano sia il sistema olfattivo puro che il trigeminale, che hanno delle ridondanze a livello dell'amigdala e dell'ippocampo nella stimolazione di emozioni profonde. Qui ovviamente per limiti tecnologici vediamo solo la parte visiva e sonora. Qui con questo vi saluto, lasciandovi all'immaginazione di un aumento di percettivismo in sinestesia con altre componenti di percezione, in questo caso olfattive, che fanno da stimolo di rinforzo a quello che è l'aspetto di stimolazione emotiva del percettivismo. Questo è tratto dalla Cassandra in te dormiva un sogno, nella scena in cui Cassandra sale sulla nave prigioniera che venendo trasportata come schiava e dopo aver previsto inascoltata il suo destino tragico. Eh sì. Ringrazio, sì, ci siamo, sì. Ringrazio moltissimo il maestro professor Marco Podda per questo lungo excursus fra le problematiche, diciamo così, della composizione lette secondo una prospettiva della percezione. Però non vedo più Alessandro Pier Federici. Eccolo là, ecco, gradirei che fosse Alessandro a trarre un po' le conclusioni di questa lunga e articolata chiacchierata di oggi con Marco Podda. Ci sei Alessandro? Sì, senz'altro. Allora, beh, abbiamo assistito ad un excursus veramente interessante, ricchissimo di elementi di riflessione anche, da partire dagli elementi storici con cui è stato iniziato questo percorso, e poi appunto questa analisi molto attenta di questi degli aspetti e degli effetti che sulla psiche, sull'emotività la musica fa, cioè ciò che per tanti secoli è stato prodotto, diciamo così, quasi istintivamente, seguendoci, certo, delle regole, ma l'effetto, diciamo così, sul pubblico, sull'ascoltatore, era qualcosa di pragmatico, di oggettivo, ma non di, ovviamente, analizzato scientificamente. Adesso abbiamo anche la possibilità di conoscere anche quali sono i meccanismi, anche a livello medico, scientifico, attraverso i quali la musica va a toccare profondamente la nostra emotività. E quindi il teatro, poi, che è l'elemento principe, diciamo, della trasmissione di emozioni, di affetti sul pubblico, quindi è proprio il contenitore ideale per esprimere questo particolare percorso musicale che appunto si identifica con questo percettivismo e con tutti questi esempi molto specifici, molto belli, tra l'altro molto efficaci, che Marco ci ha mostrato, ci ha fatto sentire. E quindi direi che abbiamo materiali di sollecitazioni, di stimoli per pensarci, riflettere, analizzare, ripensare anche il nostro rapporto con la musica a livello anche di non solo di compositori, studenti di composizione, ma anche di esecutori, interpreti. E questo perché appunto la musica qui appare veramente come un elemento principe di trasmissione di emozioni e quindi un elemento fondamentale della vita. E quindi speriamo che continui sempre. Marco ci ha dato un esempio di come anche oggi, ieri, domani, la musica ci può essere, può vivere profondamente con noi. E quindi siamo qui per portarla avanti.
per questo lo ringrazio tantissimo e ovviamente ne approfitto per ringraziare il mio direttore Marco Gatti per l'opportunità che mi ha dato di appunto trarre queste conclusioni e di invitare il maestro Pod, quindi sono molto molto contento di questo seminario, di questo momento, e vi ringrazio tutti e vi saluto. Io colgo l'occasione per ringraziare maestro Gatti e te Alessandro per poter parlare di un po' questi aspetti molto umili e nascosti, perché diciamo che la musica applicata lavora nell'ombra, felicemente nell'ombra, ma anche perché talvolta viene vista senza unità identitaria, perché e quindi volevo ringraziare dell'occasione di averne potuto parlare un po' insieme a voi, insieme a chi ci ha ascoltato, e ringrazio tanto maestro Gatti e Alessandro e chi ci ha ascoltato. Sono io che ringrazio voi, ringrazio Alessandro per aver lanciato anche questo messaggio di speranza, che peraltro suona così particolare, così significativo dopo un anno di silenzio forzato della musica, musica che è stata in silenzio ma che ha continuato a risuonare dentro di noi, e speriamo che si possa tornare presto ad esprimerla di nuovo, perché questa è la nostra missione, questo è il nostro compito, questo è il nostro sogno, questa è la nostra più grande ambizione e desiderio di fare. Ringrazio Marco Podda per aver messo a disposizione le sue conoscenze, le sue riflessioni. Non è mai facile, non è mai scontato essere disposti ad aprire le proprie officine, sia intellettuali, sia artigianali, per gli altri. Credo che questo sia un gesto di grande umanità e ne sono molto felice. Quindi ancora grazie, non mi rimane altro che invitare tutti quanti al prossimo seminario, che ci sarà nelle solite modalità online e poi anche in diretta su YouTube e su Facebook, canali dell'Istituto Bricialdi. Venerdì prossimo alle ore 17 ospite sarà Carlo Boccadore che tratterà della semiografia musicale nel corso dei secoli. Grazie a tutti, grazie ancora a Marco e Alessandro e buona serata. Grazie.